Salvini contestato a Torre del Greco. Cori di protesta hanno accolto questa mattina il leader della Lega intervenuto nella città del Corallo nell'ambito del tour elettorale in Campania. Comizio lampo al gazebo allestito a Corso Vittorio Emanuele tra insulti, fischi, dissenso e lancio di pomodori. La passeggiata prevedeva anche una sosta nella zona mercatale di Largo Santissimo e a via Salvator Noto e a via Roma, saltata per motivi di ordine pubblico. La protesta dei manifestanti è partita questa mattina da piazza Santa Croce. Centinaia di contestatori all'arrivo dell'ex ministro. Se qualcuno ritiene che il problema di Torre del Greco sia la Lega, io ritengo che il problema di Torre del Greco sia la camorra che noi combattiamo paese per paese. Andate a tenervi la vostra voce e i vostri fischietti per andare a combattere la camorra che è il cancro di questa terra. Sono convinto che se qua oggi ci fosse Renzi o De Luca o De Magistris, voi non sareste lì a far casino e a urlare, sareste a casa tranquillamente, sareste al mercato, sareste in negozio, sareste a studiare sempre che l'Azzolina permetta la riapertura delle scuole e vi do la mia parola che manderemo a casa l'Azzolina che è una rovina per la scuola italiana. Io torno e tornerò perché per rispetto vostro, e vi dico grazie, fatevi un applauso cittadini per bene che siete qua educatamente, rispettosamente. Viva Torre del Greco, viva la Campania, viva l'Italia, viva le donne e gli uomini liberi di questo paese. Grazie, grazie e ancora grazie. Quale sarà l'impegno della Lega per la città di Torre del Greco? Lavoro, lotta alla camorra, impegno a smaltire i rifiuti in maniera veloce, rapida, efficiente, quindi qua la gente ha bisogno di un ambiente pulito e di un posto di lavoro, quindi non siamo qua a promettere beneficenza o assistenza. Lavoro, onestà e sicurezza. Lavoro, onestà e sicurezza. Cosa risponde ai cori di protesta? Chi lancia pomodori e minaccia e insulta non protesta, è un incivile. Io tornerò a incontrare le persone per bene che sono la maggioranza pacifica, silenziosa e laboriosa di questa splendida città. Luigi Mele, è appena terminato il comizio lampo di Matteo Salvini qui a Torre del Greco, accolto con cori di protesta. Accolto con proteste ma anche con tante persone che comunque gli volevano bene. Ovviamente quando c'è questo clima non si riesce poi a svolgere i lavori nel migliore dei modi. Avevamo previsto un bel giro per la piazzetta per fargli vedere un po' la nostra città, però purtroppo non è stato possibile. Speriamo in futuro si riesca a fare qualcosa di meglio. Qual è l'impegno della Lega per Torre del Greco? Allora, noi cercheremo di portare avanti i concetti della Lega che sono sicuramente quelli di legalità, di perbenismo, cioè noi vogliamo far sì che a Torre del Greco ci possa essere una città sempre più pulita, una città che abbia la possibilità di poter portare avanti quelle che sono le eccellenze e non confusione inutile che non serve a nulla. Il meridione, il sud non dimentica, come Torre del Greco non vuole persone che per anni ci hanno discriminato e che ci hanno considerato cittadini di serie B. Oltre alla Casa del Popolo chi c'è stamattina qui? Diverse realtà anche diciamo, soggetti che fanno politica insomma, a livello di partiti, ci sono esponenti di soggetti che insomma, fanno politica a livello di movimenti, di partiti, tra cui Terra, io personalmente diciamo, faccio parte del progetto, il nuovo progetto elettorale Terra per le campagne insomma, elettorale campagna 2020, ci sono esponenti del Partito Democratico, collettivi, hanno un collettivo anarchico, quindi insomma indipendenti. Che cosa il Sud non dimentica? Il Sud non dimentica sicuramente tutte le volte che Matteo Salvini ci ha chiamato terroni, tutte le volte che ci ha discriminato e che voleva la Padania unita. Salvini ha offeso il popolo napoletano dicendo Vesuvio prendeteli, colera, sporchi, zozzosi, ha chiamato tutto, ma adesso noi lo accogliamo.
siccome che lui è un opportunista, prende sta gente, li prende per i fondelli per avere i voti, poi se ne dimentica e va via e non ha mai fatto niente.